Cari amici, siamo pronti a ripartire qui da questo luogo di eterna comunicazione, perché le nostre comunicazioni saranno comunque eterne. Sempiterne. Anche se nessuno le segue, saranno, esistono di per se stesse, come il buon Iddio. Vivono di propria natura. Esattamente, come il buon Iddio, come le idee del buon Plato. Allora adesso attacchi tu con un certo discorsetto, sì, a cui mi attacco io subito dopo. Vai pure. Allora, premesso che la meccanica quantistica, a cui facciamo riferimento varie volte, parte dalla teoria del gatto dentro la scatola, che può essere morto, vivo, malato, peloso, scambioso, qualunque cosa. Basta anche gatto scatolato. Basta solo capire il pensiero e l'ottica di visione, il taglio prospettico che ha l'osservatore rispetto all'evento. Quindi io adesso dico una cosa che lui poi mi confuta, ma bisogna vedere se avrà ragione lui o io, perché è una teoria che supporta entrambe le posizioni. Io confuto la tua deduzione, certo, non i fatti in se stessi, certo, che certo, per me sono i più significativi e più, certo, importanti. È certo che è molto importante il fatto. Come c'è questo? Il fatto non si contesta mai, il fatto è in sé. Ecco, allora, è in sé, esiste in sé il fatto. Certo. Allora, poco fa, un paio d'ore fa, ho finito di mettere a posto il computer, a riparare il computer che è 3 giorni che ci lavoro per sistemarlo. Alla fine sono riuscito a rimetterlo in piedi, più vispo, più arzillo che mai, funziona benissimo perché l'ho pulito, gli ho fatto di tutto. Vabbè, insomma, niente, mi sono messo a vedere un po' di televisione mentre mangiavo. Ovviamente i soliti programmi che vedo, cioè quelli culturali, e cioè, stavo vedendo La Storia Siamo Noi, dove è andato in onda un ottimo servizio, diciamo di taglio molto, con un zoom molto lungo. Quindi una diciamo visuale molto a largo raggio, che ha esaminato tutta una serie di eventi derivanti da un concetto base, cioè l'esplosione degli orizzonti, nel senso degli orizzonti geografici e della conoscenza del globo terrestre, quindi dei nuovi mondi e così via, con l'apertura di nuove rotte, con l'apertura di nuovi commerci, con l'apertura di nuovi prodotti, eccetera, eccetera, che hanno sconvolto tutto il regime che c'era in Europa e che ristagnava da 10-15 secoli. Quindi, dicevo, facevo una riflessione sul fatto che quando gli europei, in particolare gli spagnoli, ma poi anche tutti gli altri, hanno incominciato a invadere il nuovo mondo con la conquista, con le armi di Francisco Pizarro, di Cortés, eccetera, che cosa hanno fatto? Hanno inconsapevolmente fatto un'operazione di repulisti, un'operazione discriminatoria, quello sì, un olocausto vero, cazzo, un vero olocausto, perché praticamente gli autoctoni, i selvaggi, quelli indio, che vivevano nel centro e nel Sud America. Ma perché? Pelle rossa, scusa. Anche pelle rossa, ma successivamente. Che questi hanno dovuto subire un genocidio non intenzionale, ma comunque causato dalla presenza stessa degli europei che erano portatori di malattie sconosciute nel Nuovo Mondo. Quindi è successo che nell'arco di circa 60 anni praticamente tutta l'etnia, le varie etnie del centro e del Sud America sono state completamente eliminate al 95%. Ora, riflettevo su questo fatto che mi ha veramente colpito, perché io lo sapevo avendo letto per esempio anche il libro di Las Casas, no, come dicevo un attimo fa, che racconta bene episodi di sterminio anche eccidi, non solo derivanti dai virus, ma eccidi veri e propri. E quindi ero a conoscenza del fatto, però sono quei fatti che rimangono latenti in buchetti della memoria e ogni tanto si ripresentano perché viene scatenato un nuovo scenario e quindi il cervello va a riesumare le conoscenze che uno ha. E quindi che cosa è successo? Che praticamente in maniera del tutto inconsapevole da parte degli europei si è venuto a creare questo
eccidio immane. Non direi tanto inconsapevole, Enrico. Vabbè, forse l'inizio, l'inizio sicuramente. Poi dopo magari se ne sono pure resi conto. Ma perché non viene citato? Noi abbiamo qui dei libri, io ho portato qui solo alcuni libri in cui si dimostra, si dimostra la malafede, no, poi ti lascio la parola, la malafede di certe persone. Uno è questo, dove si vede chiaramente la malafede di certi buoni. Un altro è questo, i cosiddetti buoni. Qui si parla esattamente di quanto sono buone certe multinazionali, lo vedete qui. E questo, che è lo stesso, che è un libro di un grande, di Linus Pauling, premio Nobel per la chimica, che anche qui ci fa capire quanto sono buoni certi personaggi che controllano il mondo. Ci vogliono bene, ci vogliono bene. Appunto. Allora, la considerazione che facevo io, istantanea, su questa informazione che mi era arrivata attraverso questo servizio in televisione, era che mentre gli spagnoli e poi i portoghesi, gli olandesi, gli inglesi, eccetera, hanno gradualmente introdotto queste malattie nel corso, inconsapevolmente nel corso di circa mezzo secolo, noi oggi viviamo in un momento in cui questo stragismo attraverso il virus inoculato nell'essere umano sta insorgendo all'ordine del giorno più grave, più pesante, per cui da una parte fa blande stragi, blande soppressione di persone per lo più malate, d'altra parte però si inocula nel cervello della gente il terrore della malattia, che porta con sé e induce anche ad alcune malattie, come ad esempio dimostrano anche i suicidi che continuamente vengono all'ordine del giorno, ma non se ne sa niente perché i giornali non hanno l'ordine di non riportare più niente. Immaginate circa 2,5 milioni di partite IVA chiuse, immaginate un'attività da cui tanta parte della popolazione guadagnava il necessario per la sopravvivenza, che da qualche mese non c'è più, e ne vedremo ancora di più gravi, o cosiddette delle belle, a ottobre-novembre, quando tutte le garanzie della cassa integrazione e di altre formule di sostegno economico alle famiglie verranno meno, come cazzo ci metteremo? Quindi c'è tutto uno scenario che, mentre nel XV-XVI secolo nel nuovo mondo partiva dalla misconoscenza da parte degli operatori, e cioè dei portatori sani delle malattie europei, inizialmente erano del tutto sconosciute nelle conseguenze che poteva portare questo contatto, questi nuovi contatti, ma poi successivamente probabilmente è stato utilizzato, come diceva anche Giorgio. Ma quello per noi, e concludo, che è importante, è che c'è invece in atto, a mio parere, un po' più a lungo termine, non basta mezzo secolo per sterminare 7,5 miliardi di persone, ci vorranno 200 o 300 anni, ma fra 200 o 300 anni la specie umana sarà soppressa a vantaggio degli androidi, dell'intelligenza artificiale, delle macchine che non muoiono mai, non si ammalano mai, non fanno feste, non fanno fiere, non fanno figli, non fanno fine settimana, non dormono, eccetera, eccetera. Quindi aspettiamoci veramente il peggio. Aspetta, oppure cominciamo ad agire, perché al peggio c'è sempre una soluzione, anche fino a che non sei dentro al precipizio, come si dice, come diceva il manager dell'Italia, quello che ha vinto lo scudetto in 82, mai dire gatto se non ce l'hai nel sacco, una cosa del genere, certo. No? Ecco, quindi fino a che non siamo morti non possiamo dire che siamo morti. Tu hai fatto riferimento al luddismo, e allora oggi cominciamo a parlare di luddismo, perché è molto importante. Cos'era il luddismo? Era un movimento operaistico che distruggeva tutto ciò che aveva di nuovo e che eliminava dal lavoro la manodopera. Certo, manodopera umana, certo. Si chiama manodopera e quella umana. Certo. Cos'è successo? Che l'operazione luddistica più importante fu quella che fu fatta contro Jacquard, il quale aveva creato
degli strumenti di tessitura che alleviavano. Parliamo di metà del Settecento, 1750. Diciamo alla fine del Settecento. Sì, in Inghilterra un po' prima. Sì, il grosso è avvenuto dopo, nell'Ottocento, tant'è vero che l'Ottocento ha avuto a che fare con una linea poliedrica. In quella fase lì, in Inghilterra, ci fu l'appropriazione, la recensione dei terreni agricoli. Esattamente. È stata anche lì una sottrazione all'uso civico che ha portato appunto a queste esasperazioni a cui ha portato anche il luddismo. Esattamente. Yeoman. Cos'è successo? È successo che distruggevano delle apparecchiature che erano di carattere schiavistico. Voi pensate che, come si chiamava, la navetta? La spoletta, bravissimo. Che la spoletta che andava su e giù, Spinning Wheel si chiamava, esattamente. C'è una bellissima canzone che parla di una nave che fa la spoletta sul Mississippi. Proud Mary, l'ha sentito? Fa così: looking for a job in the city, working for a man every night and day. Non l'ho presente. È bellissima. Comunque quei ferry boat, quei bot dove si giocava a carte, ci si sparava, gambling, si scopava, si faceva di tutto, sono rimasti quella famosa operetta, Robert Redford, bellissimo, la famosa operetta che l'hanno fatto vedere qualche giorno, Far West, Showboat, con la prima interpretazione di quella grandissima attrice che poi sarebbe finita alcolizzata e che nel film finisce anche lei alcolizzata. E c'era anche ti ricordi quel tenore? Quello che fece anche Sette Spose per Sette Fratelli. Come no, bravissimo, bellissimo, quel tenore lì. Bellissimo quel film. Allora, è un film veramente che si può vedere tutte le volte che uno vuole. Quella spoletta. Perché è un'opera d'arte in sé. Sì. I balletti, la musica. È una cosa eccezionale. L'hanno rifatta anche di recente. Io l'ho visto al cinema America tra Severe un bel po' d'anni fa, quando facevano i film ero bambino io, i film de sé facevano, no? Quando ero bambino io. E quella spoletta, che era un notevole peso, voi immaginatevi quei giochi che ci sono ancora nelle fiere. Col lancio del missile. Che si lancia il missile, esatto. Appunto, dove arriva, sei più dalla misura della tua forza. Esatto. E questo povero lavoro qui, che è un lavoro che massacra il braccio e la spalla. Esattamente. Comportava uno spreco di energia pazzesca, veniva fatto fare a ragazzini di 14 anni. Sì, sì. E voi pensate che questi qui, per paura di... quelli raccontati da Charles Dickens, che andavano in miniera a 5 anni. Ma non solo in Inghilterra, anche a Caltagirone. Dappertutto. Giù in Sicilia. Dove il padre, di Pirandello faceva il mastro, il dirigente. Esatto. Dove si moriva perché erano cave di zolfo. Certo. Ed era uno zolfo. Che brucia i polmoni, lo zolfo brucia subito. I polmoni. Ed era zolfo, anidride solforosa ti brucia i polmoni. Non dico poi dell'anidride solforica. Ed era zolfo che serviva alla marina inglese. Sì, la marina inglese ha sempre utilizzato la Sicilia come base, prima di avere Malta, utilizzava la Sicilia come base e anche per i traffici commerciali. E questo spiega Florio, ricordiamo i Florio. Esattamente. E la Coppa Florio. La Targa Florio. Targa Florio. E questa è la ragione per cui la Sicilia è sempre la stessa, è sempre agoniata da tutte le parti. La vogliono tutti. Dove al posto dell'inglese adesso comanda americani. La mafia. Ma no, comanda la mafia. E gli americani. Sì, per quanto riguarda quelle basi americane che non sono più inglesi. Allora, queste cose che dovevano essere dette perché devono preludere ad altre considerazioni. Allora, per paura di perdere quel lavoro, e immaginatevi l'abbrutimento, per paura di perdere quel lavoro, cosa successe? Che vennero distrutte i telai, i telai
Ma cosa cambiò? Cambiò che comunque sia, pochi anni dopo, coi telai semiautomatici, ci fu una moltiplicazione della perdita del lavoro. Sì, dell'attività lavorativa con un aumento incredibile di produzione e di ricchezza. Sì. Queste sono le incongruenze del rapporto di vita, per cui oggi noi ci troviamo a difendere certe posizioni nei confronti... Ma magari fra 20 anni o anche meno, perché oramai tutto è accelerato, ci troveremo ad essere favorevoli a qualcosa che abbiamo condannato 10 anni fa. Esattamente. Oggi come oggi comunque non possiamo non dire che una delle caratteristiche dei popoli europei è stata quella di portare, volenti o nolenti... No, faccio un esempio. Scusa, tutte le malattie in tutto il mondo. No, voglio far considerare, noi stiamo vivendo dei tempi super accelerati. Perché pensate, no? Per esempio nelle telecomunicazioni e nell'audiovisivo, fino al 1960 praticamente, 54, in Italia non esisteva la televisione. Nel giro dal 54 al 75 c'era la televisione bianco e nero e 2 canali, poi è arrivata la televisione emittenti private e il colore, poi sono arrivati i CD-ROM. I negozi che vendevano affittavano i CD-ROM e sono durati una 10 anni. Dopodiché è arrivato internet e poi mi salto qualcosa, è arrivato internet e tutti scaricavano sui dischetti i film di straforo o la musica. Poi sono arrivate le pennette, poi adesso non serve manco più la pennetta, ti colleghi direttamente via internet e ti vedi il film che vuoi. Cioè nell'arco di 50 anni abbiamo fatto una 10 di passi tecnologici avanti, non uno, una 10, cioè di applicazioni tecnico-scientifiche che hanno cambiato il modo di essere, il nostro modo di vivere proprio. Questo è quello che chiamano progresso, adesso si tratterà di vedere, e tra l'altro tu sei un esperto di fantascienza. No, ti interrompo un attimo solo. Per dire, tu immagina i poveri disgraziati che vendevano o affittavano i CD che hanno dovuto cambiare mestiere. Esattamente. Adesso non fanno più lo stesso lavoro. Esattamente. Allora, questa è una situazione di continuo, costante ricambio che però non riguarda il discorso che a noi interessa, perché ciò che incombe adesso è l'utilizzo del batterio o del virus a fini di dominio, l'abbiamo detto tante volte, lo ripetiamo, abbiamo qui i libri che lo dimostrano. E questa è una cosa su cui noi al momento vogliamo insistere. La cosa è talmente importante che io adesso vi farò vedere alcune sequenze, chiamiamole sequenze, di libri e di riviste da cui potrete vedere certe associazioni molto strane. Una di queste, la prendiamo qui in uno degli ultimi numeri del venerdì di Repubblica, è del gennaio. Di questo gennaio. Gesù Philippe. E Philippe chi? Daverio? A proposito, no. È morto Philippe Daverio? È da quel po'. No, sarà una 10 giorni. È anche una 15, si è avuto moltissime referenze Era in gamba. In televisioni, dappertutto, e se le meritate. Era in gamba. E qui abbiamo una cosetta che volevo farvi vedere, perché quando noi facciamo delle associazioni di idee, queste associazioni di idee il più delle volte non vengono capite, noi ci troviamo sistematicamente a doverci confrontare con delle informazioni che non è che vengono confutate, ma passano sopra la testa delle persone che ci sentono, anche se volessero assecondarci. Perché? Perché non hanno la cultura sufficiente per riuscire a capire queste cose. E la cosa è veramente molto importante, per cui si dovrebbe, in teoria, tornare tutti i giorni a riprendere un certo discorso, rispiegare tutto, dire come stanno le cose, svelare i segreti veri e propri, perché dietro a tutto quello che succede c'è un segreto. Allora qui noi abbiamo una rievocazione del Jesuit Charlie. Non era l'attrice? Jesuit Michel, come si chiamava? No, che era? Quella della che faceva la pubblicità alla Auto Bianchi. Y10. No, Jesuit Charlie, quando gli hanno sparato, hanno fatto l'attentato. Sì, sì, lo so chi è, ma fa la rima, fa il pari. Sì, anche. Va bene.
Ecco, qui di nuovo lo vediamo, la rievocazione, la memoria di questo Jésus Charlie, di cui nessuno parla però in maniera adeguata. Solo noi... Beh, diciamo che era il vicepresidente della Banca di Francia, non era uno qualunque. Uno di quelli che sono morti stava qui, era questo. Certo. Vado vicino, perché c'è gente che si lamenta e non riesce a leggere. Bernal Marie, eccolo qua. Esatto. Vicepresidente della Banca di Francia. Per un certo periodo. Sì. E poi critico, assolutamente critico del sistema mondialista. Ne era uscito proprio per quello. Ne era uscito per quello. Appunto. E l'hanno fatto fuori per quello. Appunto. Perché avrebbe dovuto, era lì per lì dire qualcosa di importante. Dei terroristi islamici, vedi comunque caso, che avevano dimenticato la loro carta d'identità. Certo. No, fra l'altro. Ma perché? Perché voleva parlare dello scandalo che poi comunque è uscito del franco africano. Certamente, oltretutto, che c'è ancora. Che vale 500 miliardi di euro l'anno. Esatto. A favore della Francia. E a danno del Senegal, della Costa d'Avorio, dei paesi francofoni. Che vengono riversati sull'Italia con una scusante buonistica e che comporta certamente un pagamento da parte di lor signori francesi, certo, a preti, governanti italiani, venduti, mafiosi, camorristi, eccetera, che beccano la tangente a spese nostre. Qui c'è un altro discorso in parallelo, e cioè l'azione che la Francia sta facendo a nostro danno da almeno un trentennio. Ma, inizialmente con l'aggressione alle nostre aziende, comprando di tutto e di più nell'alimentare, quando potevano farlo l'hanno fatto, nell'alimentare e ultimamente addirittura nell'aeronautica, certo, con l'Alenia e così via, e quindi che adesso non si chiama più Alenia ma Alienia. E quindi ecco, questo vuol dire che stanno portando avanti una strategia a lungo termine i francesi, non da oggi. In questo libro che vi facciamo vedere di nuovo, perché i fatti sono questi, poi dopo il terrorismo. Non ci scordiamo che l'industria italiana era appena dietro di quella tedesca, ma certo, molto più avanti di quella inglese e francese non ne parliamo, capito? Leggo due frasi di Bernard Marie. La scientificità è il tormentone degli economisti. Allora, per sembrare dotti, si esibisce la chincaglieria tecnica, sì, qualche formuletta ostensibilmente del cazzo, da strumento quale non avrebbe mai dovuto smettere di essere, la matematica è diventata emblema, segno di scienza, destinata a impressionare all'esterno e rassicurare all'interno. L'economista con la matematica scongiura il suo timore di usurpare. Un'altra frase che mi è piaciuta. Usurare. Un'altra frase che mi è piaciuta. Tutti gli economisti vicini al potere americano hanno ammesso di servire soltanto da maschere per far ridere i bambini. Tutti gli economisti. Phelps con Nixon, Feldstein e Boskin con Reagan. Boskin parlava di economia voodoo a proposito dei Reaganomics. Laffer con Bush, Janet Yellen con Clinton, Attali con Mitterrand, Feldstein, i cui studi sui sistemi di previdenza sociale meritano il massimo rispetto, inaugura l'era dell'impotenza economica e del non sappiamo niente. Dunque non possiamo fare niente. Ecco come risponde l'economista che sbandiera la sua dottrina di qua e di là, quando qualcuno gli dice tu lo sai, allora gli amati dice no, noi non sappiamo niente e non possiamo fare niente. È onesto, modesto e nobile. Sono rari gli economisti che da allora non abbiano fatto ammissione di ignoranza.
quando gli chiedi di fare qualcosa ti dicono che non sanno cosa devono fare. Istituito da Jospin, il Consiglio di Analisi Economica, formato dai migliori economisti francesi, diretti da un previsionista discreto, si riunisce per interrogarsi su alcuni temi sociali, i fondi pensionistici, la tassa Tobin, non se ne sa più niente, la riduzione dell'orario di lavoro, che sarebbe una scelta banalissima e che non vogliono fare. Ci si riunisce, si scambiano pro e contro e ci si separa dicendo che è tutto molto complicato. L'idea di creare un consiglio di analisi economica, no, ma il bello che vanno a insegnare alla Bocconi, sì, alla Sorbona, a degli ignoranti che devono diventare ancora più cretini. Un bocconiano chi è? L'esempio del bocconiano è Monti, no? No, era quella Sara Tommasi, te la ricordi? Ma almeno la Sara Tommasi ha fatto il lavoro degno dei suoi studi. Di gran puttana, certo. Sì, dei suoi studi. Ci si riunisce, si scambiano pro e contro, ci si separa dicendo che è tutto molto complicato. L'idea di creare un consiglio di analisi economica era guardevole, anziché lasciare che tutte quelle persone dicono la prima cosa che gli frulla per il capo, nelle gazzette a dritta e a manca, consolidiamole nel loro ruolo di dotti e staremo in pace. Se non altro si eviterà la tradizionale cacofonia delle dispute di esperti che ci riempiono i coglioni dalla mattina alla sera senza concludere nulla. No, ma soprattutto esperti di che? Appunto. No, no, non ne ho visto uno che sappia l'ABC di quello che dice. In un consiglio di analisi economica tutti questi economisti che muoiono dalla voglia di scrivere tornano buoni come angeli e ritrovano la loro competenza. Sappiamo poco e non sappiamo farci niente. Dominique Strauss-Kahn, che rompeva i coglioni e voleva diventare anche presidente della Banca Centrale Europea. No, era stato. Voleva diventare presidente della Repubblica Francese. Ah, sì, sì, giusto. Fu squalificato per essersi permesso di fare un pompino. Di toccare il culetto alla cameriera. Alla cameriera negra. La quale si è messa a strillare come un'aquila. Come un'aquila. Si è mosciato. Dominique Strauss-Kahn è sia economista sia politico. Non a caso, Strauss-Kahn, più di così, ricordiamoci, Cohen, Kahn, Kuhn, sono tutti loro che arrivano dalla Calzaria. Esatto. Chiama Calzaria da Kahn. Da Cazzari. E i notabili, diciamo la classe nobile, sono dei cani. E sono dei cani. Del Can Duncan, Fiol Duncan de Trieste, Fiol Duncan, quella famosa canzone di Lello, Tendireno, cantata no, da Tendireno. No, era, sì. Era Lello, no. Era amico di mio padre. La canzone era Duncan, quello che faceva il Trieste. Era quello che faceva il presentatore. Ho capito, sì, quello che suonava. Lelio Luttazzi. Lelio Luttazzi, ecco. Che fu involto. Esatto, in una, anche lui in storia di droga. Di cocaina, dove lui non c'entrava niente, oltretutto conosciamo la storia. Comunque, quel Can de Trieste che gli piace il vino. Allora, in un consiglio di Dominique Strauss-Kahn è sia economista sia politico. A proposito della crisi di borsa di settembre, ha calzato il cappello di politico. La situazione non contempla più alcun motivo razionale di calo dei mercati. Non so più che cazzo dire. Subito dopo i mercati calano. Non si può accusare di SEK di avere il riflesso condizionato, economista liberale che induce subito a dire la realtà è falsa perché non aderisce più alla teoria che è giusta. Come l'economista Glietta, fine conoscitore, il quale affermava... Non è esattamente così l'aforisma, ma insomma è più o meno il concetto quello. L'economista è quel signore che ieri ti ha detto di investire in un certo modo e domani ti dirà che evidentemente il mercato non si è evoluto, sì, nella direzione che lui aveva previsto. Prendere. Dice, ridammi i soldi, non c'è nessuno che gli chiede di ridarmi. Adesso non è esattamente così, non viene bene, però insomma questo è il concetto. Comunque la prossima volta porto tutto un elenco di aforismi che, sì, riguardano gli economisti. Riprendendo la tesi dell'esuberanza irrazionale dei mercati di Alan Greenspan,
a sua volta fine politico, e sa benissimo che non c'è niente di più irrazionale di un comportamento umano in situazione di incertezza. Ragazzi, queste sono frasi molto importanti. Greenspan sapeva che non c'è niente di più irrazionale del comportamento umano in momenti di incertezza. Questo è un momento di incertezza, perché loro signori hanno creato un momento di incertezza, e la risposta della massa è soltanto irrazionale. È quella del gregge. Esatto. Ma il gregge, se ha i cani che lo assecondano, il gregge va bene, perché le pecore... Il gregge è impaurito. E lo vediamo in tutti i pomeriggi, quella meravigliosa trasmissione che è Gheo. Il gregge è fatto da animali intelligentissimi, non da razza umana, quella è la differenza. Chiamano gregge il comportamento che invece è umano. Una sorta di anti-ticket, trichet, una sorta di anti-trichet. DSK che fa appello alla razionalità dei mercati è Talleyrand, che esorta alla preghiera e scoppia a ridere alla festa dell'essere supremo. Sa benissimo che anche se le condizioni oggettive, i fondamentali e altre fanfaluche destinate ai gonzi sono sani, i mercati reagiranno o iperreagiranno, per usare il gergo economico, in modo caotico e browniano. Che cos'è il moto browniano? È un moto caotico. No, è un moto caotico. Che, ma applicabile a tutte le onde. Ma soprattutto gli astri. Anche. E che più si dirà loro rigore, fondamentali e via discorrendo, più essi ne vorranno. Allora, io vi ho letto questo perché è preludio a di altre cose. In quanto proprio in questi giorni la battaglia che è in corso è una battaglia che è tra esperti e non esperti. Noi dovremmo essere i non esperti, però siamo più esperti di loro, perché tutti gli esperti che parlano non citano, e ve lo dico cari amici perché vorrei che voi sapeste che noi vi stiamo dando delle informazioni, perché non esibiscono i libri che faccio vedere io, dove è scritto tutto, ma non è scritto tutto oggi. 20 anni fa, anni, previsto anni fa, quello che sarebbe addirittura successo. Addirittura quella che ha scoperto Giuseppe Turisi, ti ricordi, 4-5 sì. anni fa, che parlava del sistema monetario nel Regno di Napoli attorno al 1715, esatto. Se mi ricordo bene. Esattamente. E raccontava di fatti analoghi a quelli che abbiamo detto adesso. Un autore italiano di alto, alto valore economico-finanziario. Campanile, pare si chiamava. No, non è, no. Un autore è piemontese comunque, sì, sì. Lui era piemontese. Sì. Comunque le cose sono queste. Allora, io non mi vorrei fermare qui, perché ci sono altre cose che vanno dette subito. Io invece volevo leggere una cosa. Ma prima dobbiamo fare una precisazione. Okay. La precisazione è questa. I falsi che diventano norma. Nessuno sa che il Nobel che viene dato per le finanze annuale non è il Nobel, perché non fa parte dei premi Nobel. Allora cosa hanno fatto le banche, il trust delle banche e dei finanzieri? Si sono inventati questo che loro chiamano Nobel, no? Per l'economia, ma non è il Nobel perché non fa parte del premio Nobel. Delle discipline previste dal premio Nobel quando fu instaurato. E allora cosa fanno? Quando assegnano il premio Nobel, loro, le banche, assegnano il premio che dicono loro Nobel a personaggi della finanza utili a loro stessi. Quindi questa è una delle falsificazioni di cui tratteremo quando parleremo delle falsificazioni che fanno le multinazionali, perché le multinazionali oggi controllano tutta l'economia mondiale. Ma perché la controllano? Perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità non è più nelle mani del pubblico, perché quasi tutti gli enti pubblici, a cominciare dagli Stati Uniti d'America, si sono ritirati. Quindi l'Organizzazione Mondiale della Sanità è mano a privati, che sono le multinazionali e tale Bill Gates,
il quale utilizza l'Organizzazione Mondiale della Sanità per i suoi progetti economico e liberticidi. Volevo leggere una cosa, perché io ti rubo un po' la scena, 5 minuti, perché abbiamo parlato tante volte anche nella mia relazione che ho fatto al comizio lì davanti alla Piazza Bocca della Verità, ho citato la Costituzione dell'anno primo, e allora eccola qua, me la sono andata a scaricare e ve la devo leggere, qualche minuto ci vuole. Sì, ma... vai, noi stiamo dicendo allora, queste cose. Allora dico, l'atto costituzionale del 24 giugno del 1793, tenete presente che durante la Rivoluzione francese ci sono state 4 costituzioni, a partire da quella del 1791, nel 93, nel 94 e nel 95. E poi i francesi, per non farsi mancare niente, fino ad oggi si sono costituiti 13 volte. Ogni volta che in Francia, e ci dovrebbe servire a tutti, certo, cambia qualcosa, si ritiene necessario di modificare, certo, di presentare la carta da visita, perché è una costituzione. È una carta da visita. Ma non come l'hanno organizzata questi figli di puttana qua, che dopodomani andiamo a votare e la gente non ha manco capito che cazzo è successo. Appunto. Cioè, una discussione in commissione, sui canali privati, sulle TV di Stato, eccetera. Dappertutto. Dappertutto. Una commissione che dura un anno almeno. Un anno, certo, in cui si presentano tutte le varie problematiche, le possibili soluzioni, i dovuti adeguamenti, eccetera, e farlo in maniera scientifica e con la partecipazione popolare, non che questi se sognano la notte di fare un cazzo che gli pare a loro, perché magari hanno dettato, esatto, quelli che li pagano, e da domani si fa così. E no, meno male che qualcuno poi è intervenuto e ha detto facciamo un attimo, non si può non fare il referendum, perché una cosa così non può passare in nostre, certo, parti. Allora leggo. Quindi atto costituzionale del 24 giugno 1793, dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino. E quindi dice, il popolo francese, convinto che l'oblio e il disprezzo dei diritti naturali dell'uomo sono le sole cause delle sventure del mondo, e ci hanno ragione, lo dicevano 2 secoli fa, esatto, ha deciso di esporre in una dichiarazione solenne questi diritti sacri ed inalienabili, affinché tutti i cittadini, potendo paragonare incessantemente gli atti del governo con il fine di ogni istituzione sociale, non si lasciano opprimere ed avvilire dalla tirannia, affinché il popolo abbia sempre davanti agli occhi le basi della sua libertà e della sua felicità, il magistrato la regola dei suoi doveri, il legislatore l'oggetto della sua missione. Di conseguenza esso proclama, al cospetto dell'essere supremo, la seguente dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino. Articolo 1. Lo scopo della società è la felicità comune. Il governo è istituito per garantire all'uomo il godimento dei suoi diritti naturali ed imprescrittibili. Articolo 2. Questi diritti sono l'uguaglianza, la libertà, la sicurezza, la proprietà. Articolo 3. Tutti gli uomini sono uguali per natura e davanti alla legge. Articolo 4. La legge è l'espressione libera e solenne della volontà generale. Avete capito? La legge è l'espressione libera e solenne della volontà generale. Essa è la stessa per tutti, sia che protegga, sia che punisca. Può ordinare solo ciò che è giusto e utile alla società. Non può vietare se non ciò che le è nocivo. Articolo 5. Tutti i cittadini sono ugualmente ammissibili agli impieghi pubblici. I popoli liberi non conoscono altri motivi di preferenza nelle loro elezioni che la virtù e le capacità. Figuriamoci con questi attuali. Sì. Articolo 6. La libertà è il potere che appartiene all'uomo di fare tutto ciò che non nuoce ai diritti degli altri. Essa ha per principio la natura, per regola la giustizia, per salvaguardia la legge. Il suo limite morale è in questa massima. Non fare agli altri ciò che non vuoi sia fatto a te. Articolo 7. Il diritto di manifestare il proprio pensiero e le proprie opinioni, sia con la stampa sia con un'altra maniera, il diritto di riunirsi in assemblea pacificamente, il libero esercizio dei culti, non possono essere interdetta. Tutti questi articoli che leggo qua sono poi raccolti anche nella nostra Costituzione. In un modo o nell'altro. La definizione molto è diversa. Lavorati. È diversa, ma i concetti sono gli stessi. Quindi non possono essere interdetti. La necessità di enunciare questi diritti presuppone o la presenza o il ricordo recente del despotismo. Articolo 8.
La sicurezza consiste nella protezione accordata dalla società ad ognuno dei suoi membri per la conservazione della sua persona, dei suoi diritti, delle sue proprietà, della sua persona, non questi figli di puttana che ci vogliono infibulare tutti. Articolo 9. La legge deve proteggere la libertà pubblica e individuale contro l'oppressione di quelli che governano. Ah, no, lo dice articolo 9, lo rileggo. La legge serve a proteggere la libertà pubblica ed individuale contro l'oppressione di quelli che governano. Articolo 10. Nessuno può essere accusato, arrestato né detenuto se non nei casi determinati dalla legge e secondo le forme da essa descritte, prescritte. Ogni cittadino arrestato o citato dall'autorità della legge deve ubbidire all'istante e egli si rende colpevole con la resistenza. Articolo 11. Ma questo è importantissimo. Certo. È importantissimo perché se questi te vogliono arrestare perché non hai la mascherina, beh, non lo possono fare perché non c'è scritto nella Costituzione. Ogni atto esercitato contro un uomo fuori dai casi e senza le norme che la legge determina è arbitrario e tirannico. Allora, rileggilo. Ogni atto esercitato contro un uomo fuori dei casi e senza le forme che la legge determina è arbitrario e tirannico. Colui contro il quale lo si volesse eseguire con la violenza ha il diritto di respingerlo con la forza. Ripetilo. Allora, ogni atto esercitato contro un uomo fuori dei casi e senza le forme che la legge determina è arbitrario e tirannico. Colui contro il quale lo si volesse eseguire con la violenza, cioè ti vogliono arrestare per forza, sì, ha il diritto di respingerlo con forza. Articolo così, articolo che 12. Dobbiamo dire? Aspetta, è anche peggio, dopo vedi. Articolo 12. Coloro che procurano, spediscono, firmano, eseguiscono o fanno eseguire degli atti arbitrari sono colpevoli e devono essere puniti. Articolo 13. Ogni uomo, essendo presunto innocente fino a quando non sia stato dichiarato colpevole, se si giudica indispensabile di arrestarlo, ogni rigore che non sia necessario per assicurarsi la sua persona deve essere severamente represso dalla legge, cioè non puoi menare a un arrestato o cose del genere. Articolo 14. Nessuno può essere giudicato e punito se non dopo essere stato ascoltato e legalmente citato e in virtù di una legge promulgata anteriormente al delitto. Ricordatevelo bene. La legge che punisce dei delitti commessi prima che essa esistesse sarebbe una tirannia. L'effetto retrattivo dato alla legge sarebbe un crimine. Articolo 15. La legge deve decretare solo pene strettamente ed evidentemente necessarie. Le pene devono essere proporzionate al delitto e utili alla società. Articolo 16. Il diritto di proprietà è quello che appartiene ad ogni cittadino di godere e disporre a piacimento dei suoi beni, delle sue rendite, del frutto del suo lavoro e della sua operosità. Articolo 17. Nessun genere di lavoro, di cultura, di commercio può essere interdetto all'operosità dei cittadini. Articolo 18. Imprimeteli nella mente, sono cose basilari, che attualissime, queste l'hanno scritte due secoli e venticinque anni fa, e sono ancora attualissime. Articolo 18. Ogni uomo può impegnare i suoi servizi, il suo tempo, ma non può vendersi né essere venduto, la sua persona non è una proprietà alienabile. La legge non riconosce domesticità, può esistere solo un vincolo di cure e di riconoscenza tra l'uomo che lavora e quello che lo impiega. È chiaro? Parla della schiavitù qua, eh? Non è chiaro, è detto in termini diversi, ma parla della schiavitù o della coercizione. Ecco, qualsiasi tipo di coercizione, soprattutto quella religiosa, ricordiamolo. Quella psicologica in generale. Ma quella psicologica è legata a quella, certo, religiosa, perché io che sono il prete ti minaccio dicendo che vai all'inferno e tu ti caghi sotto, capito? E allora la coercizione è contemporaneamente psicologica e religiosa, certo, anche perché se ti permetti di replicare, ti pigliano e ti bruciano vivo, certo, ripetiamole queste, certo, cose. L'umanità ci è passata in mezzo a queste cose. Articolo 19. Nessuno può essere privato della benché minima parte della sua proprietà senza il suo consenso, tranne quando la necessità pubblica legalmente constatata lo esige e senza la condizione di una giusta e preventiva indennità. Articolo 20. Cioè, quando lo Stato espropria, deve pagarti, comunque. Articolo 20. Nessun contributo può essere stabilito se non per l'utilità generale.
Tutti i cittadini hanno il diritto di concorrere alla determinazione dei contributi, di sorvegliarne l'impiego e di esigere il rendiconto, come dicevano fino a 10 anni fa quei testa di cazzo dei grillini. Cioè tu mi devi rendere conto, infatti, che no, che si ispiravano a quello che avevamo fatto noi qualche anno prima, copiandoci, ma noi ci stava pure bene. Gli abbiamo concesso con molta tranquillità. Questo riconoscimento non è mai venuto e questa richiesta del rendiconto non c'è mai stata, anzi guai, vai a chiedere il rendiconto a quella troia che ha comprato i banchi di plastica. Con le rotelline. Con le rotelline, se le mettessi in culo le rotelline. Allora, articolo 21, i soccorsi pubblici sono un debito sacro. La società deve la sussistenza ai cittadini disgraziati, sia procurando loro del lavoro, sia assicurando i mezzi di esistenza a quelli che non sono in età di poter lavorare. Articolo 22, l'istruzione è il bisogno di tutti. La società deve favorire con tutto il suo potere i progressi della ragione pubblica e mettere l'istruzione alla portata di tutti i cittadini. Parliamo di 225 anni fa, eh? Articolo 23. Tutti i cittadini, infatti, li vediamo con quello che cazzo stanno facendo adesso. Articolo 23. La garanzia sociale consiste nell'azione di tutti per assicurare a ognuno il godimento e la conservazione dei suoi diritti. Questa garanzia riposa sulla sovranità nazionale. Sovranità nazionale. Se non c'è la garanzia, non c'è sovranità. È chiaro, no? Articolo 24. Essa non può esistere, la sovranità, se i limiti delle funzioni pubbliche non sono chiaramente determinati dalla legge e se la responsabilità di tutti i funzionari non è assicurata. Cioè tu fai il funzionario, ma devi rispondere di quello che cazzo combini. È chiaro? Articolo 25. La sovranità risiede nel popolo. Essa è una, indivisibile, imprescrittibile e inalienabile. Articolo 26. Nessuna parte del popolo può esercitare il potere del popolo intero. Ma ogni sezione del sovrano riunito in assemblea deve godere del diritto di esprimere le sue volontà con una completa libertà. Articolo 27. Ogni individuo che usurpa la sovranità sia all'istante messo a morte dagli uomini liberi. Questo è l'articolo 1 della Costituzione verbale della Roma Repubblicana del 504 avanti Cristo. È questo qua, eh? Certo, sia messo a morte. Articolo... E noi non aspettiamo altro, cari amici. Articolo 28. Un popolo ha sempre il diritto di vedere, riformare e cambiare la propria Costituzione. Una generazione, infatti ne hanno fatte 13, certo, giustamente. Ogni francesi volta che cambiano. Una generazione non può assoggettare alle sue leggi le generazioni future. Questa è un'altra, esatto, veramente illuminata, esatto, idea. Concetto. Ma qui, siccome comandano i preti, e lo dobbiamo dire, la Costituzione è una burla. Quelle che hanno fatto erano, scusa, chi è che ha fatto questa Costituzione? I preti e i comunisti. Certo. E cosa vi potete e gli occupanti aspettare? Americani e inglesi. Esattamente. Articolo 29. Ogni cittadino ha un uguale diritto di concorrere alla formazione della legge e alla nomina dei suoi mandatari e dei suoi agenti. Cioè mandatari significa parlamentari, avete capito? E burocrati. Questa gente qua la deve eleggere il popolo, no? Che se non si sa come cazzo vengono eletti, addirittura vengono nominati, manco eletti. Articolo 30, e mo arriviamo alla fase... I grillini sono stati eletti da una ditta privata. Certo, e noi abbiamo denunciato 5 volte, esatto, e hanno dovuto cambiare il loro statuto 3-4 volte. Quindi... Allora, articolo 30, arriviamo al sodo. Le funzioni pubbliche non sono essenzialmente temporanee. Chiaro? Le funzioni pubbliche sono temporanee. Non è che stai lì a fare il magistrato a vita. Chi cazzo sei? La funzione pubblica sono essenzialmente temporanee. Esse non possono essere considerate come distinzioni né come ricompense, ma come doveri. Sì. Articolo 31. I delitti dei mandatari, cioè parlamentari, burocrati, eccetera, i diritti dei mandatari del popolo e dei suoi agenti non devono mai essere impuniti. Quindi non ci deve essere impunità per il parlamentare. Che cazzo sei? Nessuno ha il diritto di considerarsi più inviolabile degli altri cittadini. Articolo 32. Il diritto di presentare delle petizioni ai depositari dell'autorità pubblica non può in nessun caso essere interdetto, sospeso né limitato. Articolo 33. Qui arriviamo. La resistenza all'oppressione è la conseguenza degli altri diritti dell'uomo. La resistenza all'oppressione. Articolo 34. Vi è oppressione contro il corpo sociale quando uno solo dei suoi membri è oppresso. Vi è oppressione contro ogni membro quando il corpo sociale è oppresso.
Articolo 35, che è lo finale, ma quello che mette i puntini sulle i. Quando il governo viola i diritti del popolo, l'insurrezione è per il popolo e per ciascuna parte del popolo il più sacro dei diritti e il più indispensabile dei doveri. Che cazzo dovevano dire oltre? Tanto è vero che hanno subito tante insurrezioni, sempre quello, e hanno perfettamente ragione. Allora, andiamo avanti. Gli italiani hanno avuto delle storie incredibili, ma di vere e proprie insurrezioni poche, perché c'è del lassismo. Ci sono delle manifestazioni di piazza, ci sono delle operazioni stile Masaniello, ma la grande insurrezione è capitata poche volte. Pure Arnaldo da Brescia, tanto per andare un po' più all'antico. Tant'è vero che i preti l'hanno subito bruciato. L'amico di Nola lì non ci ha manco provato a fare insurrezione. L'hanno beccato perché era un uomo di pesce. Sì. Era un uomo di pesce. Di pesce. Sì. Certo. Di pace, in ogni senso. Sia lui che forse ci ha provato. Martin Lutero sicuro, hanno tentato di ammazzarlo almeno una ventina di volte. Martin Lutero ce l'ha fatta, ma trovava dell'altra gente, dell'altro carattere. C'aveva Federico III che lo proteggeva, no? Non solo. E tutti i principotti tedeschi, compresi certi vescovi che avevano il ruolo di principe, che non si sa che fine abbiano fatto, no, se sono rimasti cattolici o hanno cambiato. Soprattutto in Germania, ma anche in tutta il Sacro Romano Impero, ma soprattutto in Germania, le investiture, la lotta delle investiture, la guerra per la lotta delle investiture è durata 200 anni e non è mai stata sospesa in realtà, perché pure se c'è stato l'inchino da parte di Enrico IV a Gregorio VII, però poi la brace covava, insomma. E appunto in Germania c'era la doppia investitura, sia per quello dell'imperatore per quello che riguardava l'aspetto laico del principe, e sia quello della Chiesa Sacra Romana Chiesa per quello che riguardava appunto la gestione del vescovado. Fu appunto una delle grandi conquiste, e questa sì, con Costantino e con i suoi seguenti eredi, che è stato quello che è stata una grande operazione di carattere più che altro politico, anche terroristico, del papato, che ha preteso di avere un potere sul potere reale, che è quello ghibellino, tanto per dirlo in maniera adeguata. Per continuare questa nostra chiacchierata, qui c'è questo numero che aveva fatto vedere anche in precedenza, il venerdì, ecco questo qui, di gennaio, c'è la presentazione di un film che a me piace far vedere. Quell'attrezzo lì sembrava un binocolo. No, è una telecamera. Che cosa? Cosa dice? Sì, la telecamera. Vai. Questo è un film di un grande difensore della libertà, che noi conosciamo, che è Clint Eastwood, che si è fatto conoscere proprio come difensore delle libertà individuali. Vero. E qui c'è scritto: il vero eroismo è resistere alle fake news. Ecco il punto. E giustamente il regista ha ritenuto necessario e utile fare questo film in un momento del tutto particolare, dove il gioco politico da una parte si basa su racconti molto spesso e soprattutto inventati, ma soprattutto sulla invenzione intrinseca, come vi ho detto prima, l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Si chiama organizzazione, la popolazione crede ancora che sia un ente pubblico, è in realtà un ente privato di proprietà di Bill Gates oggi e delle multinazionali. Ma perché? Perché gli enti di Stato che erano i comproprietari dell'Organizzazione Mondiale della Sanità si sono tirati indietro, non perché loro abbiano avuto il diritto, e infatti noi abbiamo qui una
libro, abbiamo già fatto vedere altra volta un altro libro di Marcello Pamio, eccolo qui, questo è intitolato Nuovo Ordine Mondiale, dove vi voglio leggere, questo è un libro tra l'altro di qualche anno fa, dove vi voglio leggere una cosa molto significativa. L'OMS, il vero e proprio Ministero della Sanità del Governo Mondiale, è nato il 7 aprile 1948, con lo scopo dettagliatamente espresso nella sua Costituzione, ecco qui che entra un'altra Costituzione, perché la Costituzione è un biglietto da visita di qualsiasi ente pubblico. È un'autopresentazione, certo. Di raggiungere il livello più elevato possibile di salute nella popolazione mondiale. Perché di popolazione mondiale si tratta, visto che i Paesi membri sono quasi 200. I Paesi aderenti accettano in maniera totale la costituzione dell'organizzazione e mettono a disposizione dei loro rappresentanti nell'Assemblea della Salute l'organo supremo che è appunto l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Le mansioni di questa Assemblea sono di approvare i programmi biennali del Ministero e decidere importanti questioni anche di politica. La salute per l'Organizzazione Mondiale della Sanità è intesa come benessere fisico, mentale e sociale e non soltanto come assenza di malattia o infermità, come purtroppo era inizialmente. A prima vista sembrerebbe che tale organizzazione sia strutturata per il bene comune, ma se andiamo a rileggere ciò che è emerso dalla Dichiarazione internazionale di Alma-Ata, potremo comprendere le vere e sottili intenzioni di questo gruppo elitario. Di quale è stata la capitale Alma-Ata? Alma-Ata è la capitale del Kazakistan. Bravo. Allora... Quello che voglio dire, mi basta aver letto questa paginetta, da Alma-Ata in poi c'è stata una lenta, graduale presa di possesso di carattere privatistico dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, così l'umanità crede ancora che l'Organizzazione Mondiale della Sanità sia finalizzata al benessere e l'interesse delle popolazioni. Non è così, è finalizzata al solo interesse di alcune multinazionali farmaceutiche, di cui poi i membri dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sono espressione, perché ex dirigenti di multinazionali, quasi tutti, così come vi avevo detto prima, il premio Nobel per l'economia viene dato dalle banche e non dalla Commissione che assegna il premio Nobel, ricordatevelo, perché ci sono tanti premi in giro con l'abuso di nomi che invece non ci devono essere. Io ho chiuso, se tu vuoi aggiungere qualcosa. Io volevo fare un po' di promozione dei miei libri, perché tutti fanno promozione dei loro libri, allora faccio un'autopromozione. Ecco qua, questo è l'ultimo libro di ordine monetaristico finanziario, eccolo qui, cambiale sociale, vademecum, cosa è, come emetterla e come utilizzarla, di me, veiente furente Alba, Alba Mediterranea, oppure alias Orazio Ferniani. Il primo libro che ho pubblicato già oramai, la prima edizione l'ho fatta quasi una decina d'anni fa, ecco qua, questo si chiama invece cambiale, arma letale, ovvero cambiale sociale. Perché, per chi, per come ci troviamo in queste peste e come uscirne rapidamente, facilmente. Ecco qua. Allora, e poi dopo li descrivo un altro. Il secondo, quello intermedio, è questo qua e si chiama ironicamente Sopra la campa. Sopra la banca, come sotto la banca, la cupola prospera e lo schiavo arranca, no? Parodiando la celebre aforisma, no? Come faceva?
sopra la campa, sopra la panca, la capra campa, sotto la capra, sotto la panca, la capra crepa. Ecco qua uguale. Solo che il personaggio non è la capra, ma è la banca. Ma è uno scioglilingua. Sì, uno scioglilingua, giusto. Allora poi se tu ti sposti... No, un attimo solo, devo finire la descrizione. Allora, questo libro qua, che è di 250 pagine a carattere 10, è un libro che è veramente un parto di anni di elaborazione. È la cronistoria della mutazione del concetto della moneta, con tutti i risvolti sociali, filosofici, politici, sindacali, economici, eccetera, che tutto questo comporta. Il secondo, che è quello di mezzo, che è questo qua, che ho detto poco fa, sopra la banca come sotto la banca, la cupola prospera e lo schiavo arranca, questa invece è la raccolta di una serie di querele che abbiamo fatto io e Giorgio Vitali, qui presente, qui davanti, di ordine finanziario e monetario, in cui c'è anche, siamo riusciti a ordire in questo marasma comunque un processo a carico della Banca Centrale Europea, della Banca d'Italia e delle banche commerciali italiane, che si svolge attualmente a Vibo Valentia, niente poco di meno che Vibo Valentia. Il terzo libro è questo qua, che è il Vademecum che dicevo poco fa, e cioè Cambiale sociale, vademecum, cosa è, come emetterla e come utilizzarla. Ed è qui, appunto, qui ci sono tutta una serie di escamotage descritti nel corso dei secoli di come sono riusciti a rimettere in corso l'economia in maniera veramente rilevante in pochi mesi e riprendere possesso della propria sovranità monetaria anche stati molto importanti, che qui in questo momento evito di citare, ma chi vuole si legge i miei libri, che costano 20 euro questo del Vademecum, 22,50 il primo, e 22 l'arma letale ovvero cambiale sociale, e sempre 22,50 anche sopra la banca come sotto la banca, la cupola prospera e lo schiavo arranca. Ho fatto, andiamo avanti. Che devo spegnere? Per spegnere? Dai? Ah, sì! Ecco un coup de chaîne messo in atto dal nostro... Che cosa? Se ti metti davanti, sennò non posso fare questa scena. Ah, quindi, io metto qua? No, dall'altra parte. Qua, così? Qui. E perché mi devo mettere qua? E perché sennò non si vede... Vi facciamo vedere, cari amici, qual è la mascherina che questo governo vorrebbe mettere a tutti gli italiani. Eccolo. Sei pronto? Sì. Vado? Sì. Eccolo qua. Eccolo qua. Aiuto. Chi sei? Un green monster. È la mascherina. Il golfo della... Questo governo, il mostro della palude, vorrebbe mettere a tutti gli italiani. Va bene? Siete d'accordo, cari amici? Eccola qui. A presto. Sempre so long. Laudetur e laudetur priapus. Sempre priobus so long. So long. Allora aspetta che chiudo.